giornata di commemorazione del TAS. Allora, io intanto nuovamente ringrazio l'Istituto di Cultura Torquato Tasso nella persona illustre e più che, come dire, valente di direttore, il carissimo amico Luciano Russo, sono molto onorato, per me è un grandissimo piacere, un grandissimo privilegio, del tutto immeritato, il potere per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, partecipare alle commemorazioni. Alla commemorazione del Tasso in un giorno così significativo, che è il giorno della sua scomparsa dalla gloria mortale e la sua ascesa alla gloria immortale proprio, ed è questo proprio una delle caratteristiche della fortuna e della fama del Tasso, che così bene sono state illustrate da due relatori che hanno veramente fatto in modo di delineare una fortuna europea e italiana del Tasso con figure naturalmente di diversa rilevanza, ma non per questo meno significative, non per questo meno incisive nella fortuna del Tasso. Ecco, io se fosse possibile, questi pochi minuti della nostra conversazione, l'inizio lo volevo dedicare, a proprio, io cerco di, venendo per ultimo in tutti i sensi proprio veramente, e per me non vale, gli ultimi saranno i primi, quindi venendo proprio per ultimo in tutti i sensi, volevo un po' cercare di partire dalle fila dei due illustri relatori per focalizzare alcuni aspetti, uno dei quali abbiamo ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quasi accennato, e che è un vero e proprio paradosso, come poi vedremo, anche sulla scorta di un passo che con grandissimo interesse ho letto per quanto riguarda il Tasso, ma poi dopo vedremo. Allora, ecco, breve. Allora, uno riguarda un letterato poco noto, un letterato poco noto che appartiene proprio alla tarda età del Tasso. E quindi in un certo senso si può collegare sia a quella vena umanistica di cui così bene ci è stato riferito riguardo a Don Mario Parente, ma Don Mario Parente è venuto a mancare, lo abbiamo appena sentito, nel 1831, e alla fortuna europea di cui abbiamo sentito. Questo letterato appartiene a una famiglia polacca e si chiama Monsignor Stanislao Reszka. E questa famiglia, tra l'altro, chi
chi di noi coltiva lo studio del bel canto la conosce, perché alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, c'è fine dell'Ottocento, primi del Novecento, c'è questo grandissimo tenore Jean de Reschè che apparteneva a questa medesima famiglia. Lui è stato uno degli idoli dell'Old Met, dell'antico Metropolitan, e apparteneva a questa famiglia dei Reschè, che è una famiglia cospicua della Polonia. Già lo era alla fine del Cinquecento. Il sonetto, che è il 1573 delle rime, appartiene proprio all'ultima parte della produzione del Tasso, dice, vivace, posso leggerlo, insomma, questo è così. Allora dice: Napoli mia, che a peregrini egregi cedesti la corona e il proprio regno, e formasti a gran sede alto sostegno, dal gelato Aquilon traslati regi, par non avesti con più eccelsi fregi d'eterna fama ed onorato pegno, di vera pace oppur d'arte ed ingegno, di segno e di valor si rari pregi. Mentre il buon Rescio è teco e in te s'accoglie, la gloria d'Europa in lui si serva, se del pubblico onore hai cura e zelo. Onda salubre e caldo forte od erba sgombri al saggio signor l'ingiuste doglie, che ti placa la terra e placa il cielo. Come vedete, cioè, la celebrazione di Monsignor Reschè è una celebrazione che contiene in sé tutto ciò che di positivo e di anche... io ho scelto questo unico sonetto, insomma, contiene in sé tutto ciò che di positivo e, ahimè, di non positivo contiene la fortuna del Tasso. Perché naturalmente è positivo, perché è un sonetto straordinario, appartiene al genere celebrativo, al genere encomiastico, cioè la poesia fatta per occasione, cioè per l'occasione di celebrare, uno dei filoni più fortunati della tradizione classica e classicistica. Però proprio per questo, quando cambiano le coordinate storico-culturali, quando dall'age dell'eloquence, come dice mai abbastanza compianto il professore Marfio Marolì, classicistica, si passa invece alla cultura moderna, a quella dal romanticismo in poi, quindi quando cade l'ancien regime, tutto questo viene, tutto questo favore poetico viene imputato a danno del Tasso. Quindi il magistero poetico diventa pesantezza retorica, la poesia encomiastica diventa cortigiani vil razza dannata, Monsignore Reschè, per il solo fatto di essere Monsignore, diventa fa diventare Tasso come un prono corifeo del sacro, ma nell'inteso proprio nel senso non buono del termine, proprio opportunistico, utilitaristico, e da qui tutte le accuse di insincerità o di parziale sincerità rivolte al Tasso. Quindi vedete come quello che dice appunto il professore, dicendo la scarsa stima che De Sanctis ha del Tasso non deriva solo dall'atteggiamento saputo e paternalistico del critico. Come napoletano dell'Ottocento, partigiano del progresso e del realismo in letteratura, il bravo professore di Avellino, Francesco De Sanctis, che lo ricordiamo è fondamentale, non stiamo facendo stalking nei confronti di un grandissimo critico e storico della letteratura, ma stiamo cercando di illustrare il punto di vista, cioè siamo tutti esseri umani, anche i grandi hanno un punto di vista che noi dobbiamo comprendere, perché altrimenti non ci rendiamo conto di come è possibile che un autore per 4 secoli adorato come il Tasso, ma poi immaginatevi che
se voi, io sono certo che tutti voi, molti di noi sono andati a Versailles, hanno visto l'amour di Maria Antoinette, tutto l'ambiente pastorale quello è di derivazione italiana, da San Lazzaro a naturalmente Teocrito in Grecia, Virgilio, ma insomma più vicini, da San Lazzaro alla Minta del Tasso. Quindi c'è un poeta che per tre secoli è stato un punto di riferimento, a un certo punto diventa, ma anche nel Leopardi, anche noi se leggiamo lo Zibaldone, il Leopardi si esprime in maniera molto severa nei confronti del lamento di Erminia, perché per lui non è più non è più quella la letteratura, cioè quella è la letteratura appartenente a un regime passato. Ed è questo unito a quello che dice il punto che dice il professore, cioè riguardo a queste ipoteche così forti di natura politica, naturalmente l'urgenza del fare l'Italia era enorme, però in questo caso hanno nuociuto a un letterato come il Tasso, che naturalmente era organico a tutta un'altra cultura, cioè naturalmente il Tasso non è un rappresentante della Controriforma, comunque è vissuto dal 13 marzo 1544 a oggi, 25 aprile 1595, cioè naturalmente quello è il suo tempo, quello è il suo, è ovvio che lui sposasse e rivivesse quegli ideali, naturalmente come li riviveva, con il gran genio che della sua creatività. Ecco, io solo questo, e veramente tra poco mi taccio, solo questo volevo dire, cioè che noi un letterato come il Tasso dobbiamo vederlo e dovremmo vederlo in primo luogo in quanto letterato, cioè in quanto artista, in quanto creativo, mente creativa, mente geniale. Naturalmente in questa il concetto di creatività che sposa, che il Tasso incarna, non è solo come possiamo intenderlo noi, come abbiamo visto ieri, come la Metro-Goldwyn-Mayer Ars Gratia Artis, cioè intrattenimento grandissimo, fondamentale, noi tutti siamo devoti, io per primo al cinema, al grande cinema, insomma, ma non è solo quello, perché tutta la tradizione classica andava su due binari, il prodesse, secondo Orazio, il prodesse e il delettare, cioè il giovare e il dilettare, il piacere di leggere il testo e l'imparare dal testo. Quindi il testo non è solo letteratura, ma contiene dei valori. E questa letteratura e questi valori uniti insieme costituiscono l'opera creativa. Per cui se noi dobbiamo dare rispetto, non ragione, rispetto al Tasso, criticandolo, non amandolo, tutto, però sempre cercando di vedere ciò che lui ha fatto, non come noi vediamo, noi per le nostre esigenze, per esempio. È chiaro che in un mondo attuale così abituato ad una comunicazione, come si dice, lineare, a una comunicazione essenziale, certo che il Tasso, che comunque prelude al barocco, che è molto evidente, insomma, l'importanza del Tasso è fondamentale, l'importanza del Tasso è enorme per la cultura barocca, e certo è un po' difficile per noi amare, come dire, in maniera spassionata, diretta. Dobbiamo avere il filtro della conoscenza, e già è un filtro in più che i lettori del Tasso contemporanei dei secoli successivi di cui non avevano bisogno, perché vivevano nel medesimo, come dire, nel medesimo contenitore culturale. E quindi tutte queste fortune e sfortune del Tasso soprattutto derivano dalla grande riscoperta dei suoi testi.
Ecco, questa è l'ultima cosa che dico, cioè le personaggi come il professore Giovanni Getto a Torino, nel secondo dopoguerra, a Roma, Giorgio Petrocchi, editore del Mondo Creato, a Firenze Lanfranco Caretti, editore della Gerusalemme Liberata, mettendo da parte i preconcetti di natura nazionalistica, risorgimentale, politica, anticlericale, tutti valori validissimi per chi ha quegli ideali, però non riguardano il tasso. Ecco, io solo questo sto dicendo, cioè andare verso il tasso è stato passare attraverso i suoi testi, ed è l'appello al testo quello che penso che oggi faccia proprio la differenza e la fortuna rinnovata di un poeta, di un artista, di un genio, di un talento. Ecco, noi oggi usiamo molto il termine talento, ma quello è il talento, quella particolare stato di grazia divina tale da far creare quelle opere. Ecco, grazie, scusate. Cioè, ultimamente c'è proprio una riscoperta di Torquato Tasso, la Bompiani Giunti sta ripubblicando le rime, cioè, c'è un nuovo interesse, un interesse considerato molto contemporaneo per quello che Tasso ci dice, ma secondo te è reale? Allora, questo interesse è frutto di questi grandi maestri. Cioè, noi stiamo vivendo, come si dice, l'ondata lunga di questi grandi maestri. Per esempio, la nuova edizione, quella basata su B1, sulla prima delle due stampe di Fermo Bonnà, della Gerusalemme Liberata, che rammentavamo ieri, a cura dei professori Gante e Tancredi, che è rinomato, è un giovane valentatore, che è Tancredi Artico, dove si colloca? Nell'alveo della scuola napoletana, professore Claudio Gigante, e della scuola padovana degli studi. L'edizione, forse tu dicevi quella dei dialoghi della Bompiani, quella che deve uscire ancora, sì, ma sono anni che la stanno, ci stanno. Dovrebbe uscire ora gennaio o febbraio del prossimo anno. Ma perché è un'impresa faraonica, insomma, perché e la direzione è fatta dal professore Uberto Motta, bravissimo, lui è dove viene lui? Dall'Università Cattolica di Milano. Lui è un allievo del professore, uno degli ultimi allievi del professore Claudio Scarpati e Eraldo Bellini, però soprattutto il professore Claudio Scarpati. Quindi noi stiamo vivendo l'ondata lunga di questa riscoperta testuale del Tasso. Completare quest'opera, che cosa occorrerebbe? Occorrerebbe quell'opera di alta divulgazione, non banalizzazione e di trivializzazione che alle volte è stata fatta degli autori, quell'opera di alta divulgazione di questo messaggio. Cioè, se noi riusciamo, se noi, le generazioni future, io ormai sono postumo, insomma, diciamo, vi parlo dal mondo, dal soggiorno degli estinti, insomma, voi sentite un eco proprio delle voci dell'aldilà, come, ma anche culturalmente, insomma, però se le generazioni future riusciranno a far sì che questi alti messaggi di natura universitaria, accademica, di grandi studiosi possano diffondersi in maniera giusta,
cioè con le giuste semplificazioni, senza che però sia trivializzazione e banalizzazione, avremmo raggiunto il nostro obiettivo. Non so se ti ho... No, no, io chiedevo proprio, ho compreso perfettamente, però io che ho seguito molto spesso Rai 3, Radio 3, cioè ogni intervista, su ogni 10 interviste, almeno 7 persone menzionavano Torquato Tasso. Certo. Questo è stato il motivo che mi ha spinto, certo, a conoscere sempre più Torquato Tasso. E mi meravigliavo, perché normalmente fino a 20 anni fa era considerato, come hai detto tu prima, un elemento del passato, di una cultura superata. Invece questi erano architetti, erano poeti, scrittori, artisti, cioè, e tutti quanti, non lo so perché, mettono Torquato Tasso una frase, un detto, una... Quindi quest'uomo che neppure a Sorrento è così tanto tenuto in considerazione, dal mondo culturale italiano era tenuto non in considerazione, ma in super considerazione. Cioè che tra quelli che ci davano di più nei loro discorsi non era Umberto Eco, non era Leopardi, non era Dante, era Torquato Tasso. Cioè 7 su 10 alla fine uscivano con una citazione Tasso, mettevano Tasso. Dico, è mai possibile comprendere noi comunque questa grandezza, questo fatto che sia così importante per la cultura? Cioè che la maggior parte degli intellettuali italiani non citano altri, non citano Dante, ma citano Torquato Tasso. E poi nel mondo reale invece non è tenuto per niente in considerazione, era questa la mia risposta. Sì, ma questo però non è una cosa che riguarda soltanto il Tasso, insomma. Cioè, diciamo, questa vergogna della cultura, come un fare in modo da non apparire culto, è una cosa che da tempo sta attraversando, ma non solo quella che si chiama la cancel culture, insomma, cioè il cancellare la memoria, insomma, da tempo sta attraversando, ma non è un male, non è un male, perché sono quei momenti in greco crisi vuol dire cambiamento, e quindi sono quei momenti di crisi che come quando si è piccoli e si ha l'influenza, poi dopo si esce rinnovati e rinforzati. E io devo dire, io non sono mai contrario a questi grandi momenti di perché quel momento è brutto, perché è violento, la violenza è sempre da condannare, ma non prendere proprio in considerazione. Gli esiti poi sono, alle volte possono essere sorprendenti. Diciamo, dalle ceneri esce pure la fenice. Se qualcuno dal pubblico vuole chiedere qualche cosa, perché questo è proprio l'istituto che risponde a tutti quanti. Oggi è, come avete visto, c'è il direttore della cattedra d'Assia, c'è un socio del consiglio direttivo e c'è il responsabile del dipartimento cultura dell'istituto. Per cui, se c'è qualche domanda, poi vorrei chiamare qui Tonino Fiorentino per ringraziarlo dell'apporto avuto per questa manifestazione con la Fondazione Sorrento. Io non credo il Tasso, io non mi levo mai il cappello, non credo il Tasso. Questo momento... io voglio ringraziare Luciano e tutti voi, diciamo, del lavoro lui da un po' di tempo, in maniera anche Gennaro, che stanno dando, insomma, vedo presenti anche tanti operatori culturali che già ieri stanno dando questa svolta che, come diceva Luciano, da qualche anno io penso si sia messo in moto. Io ricordo con piacere, per esempio, la nostra comune esperienza anche con Di Maio, dei russi che fecero la vinta delle scuole russe di Mosca, che fecero organizzare assieme anche a noi. Sì, l'Accademia Strotenov, e con insomma, un mix di
diciamo addirittura di direttori cinematografici, di scenografi, insomma un pool molto bello che sarebbe bello ripeterlo anche in Italia, con tanti giovani. Questa era una cosa molto molto bella, che si impegnarono a fare la vita in italiano e in russo addirittura, cioè impararono l'italiano per fare, insomma fu una cosa veramente emozionante. Infatti fu ripetuta addirittura in un albergo alle Celsia Vittoria, e fu ripetuta in una scuola, alla Sassa. Quindi sono momenti che hanno segnato anche in qualche modo anche la crescita della Tassiana, anche la crescita in giro, che viene da lontano. Qua l'avvocato uomo è quello che in tempi non sospetti, diciamo, ha tenuto viva la bandierina, diciamo, di Torquato Tasso a Sorrento, quando altri se ne erano dimenticati. Poi, diciamo, altre leve sono venute, diciamo, è un lavoro collettivo che sta andando avanti. Ecco, in questo momento io, anche per conto della Fondazione Sorrento, quindi del presidente Gianluigi Aponte e dell'amministratore delegato che oggi Iaccarino, Alfonso Iaccarino, diciamo, vi porto benvenuti e speriamo di ampliare, diciamo, questo discorso nei termini. Noi qualcosa l'abbiamo incominciato a fare anche come fondazione proprio qualche mese fa, quando, in onore del centenario della Tassiana. Ecco, diciamo che questo è il centenario di questo istituto e va data attenzione a questa cosa, Io porto anche il saluto del sindaco, diciamo, che in questo momento purtroppo non è presente, però il centenario della Tassiana è una cosa importante, perché, diciamo, anche la città vive da 100 anni, diciamo, un anelito, un impegno su questo nome che, come ci hai commosso prima, hai ricordato lui, commuove tutti quanti, insomma, ha commosso per molte. Vogliamo essere orgogliosi della città e del Tasso, e il mondo è abbastanza orgoglioso, diciamo. Volevo solo concludere dicendo appunto che abbiamo fatto, stavo dicendo la cosa di prima, abbiamo fatto questa pubblicazione, una collana, abbiamo iniziato una collana dedicata all'arte. Con l'artista che teniamo attualmente, e vi invito a visitare la mostra di Cuccia, di Carlo Cuccia, e speriamo di continuarla con la Tassiana, per indicare un percorso che, come diceva Luciano, dobbiamo tenere bene in evidenza. Il Tasso è un grande valore aggiunto che c'è in questa città, è un grande valore aggiunto, dobbiamo farlo nostro per farlo più grande, nostro parlo del mondo, quindi tutti voi, diciamo, questa visione. E come direttore delle relazioni internazionali della Fondazione, io non solo vi do il benvenuto, ma vi prego di essere messaggeri nel mondo anche di questo messaggio. Grazie e buon Torquato Tasso. Perché quale coincidenza più bella è questa della libertà e del Tasso. Vorrei ricordare due cose e poi dopo. Vorrei ricordare che abbiamo chiamato proprio questa collana dai dialoghi di Torquato Tasso, dialoghi. Poi vorrei ringraziare per prima Daphne Grace, che ha creato un'altra sede dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso in Inghilterra, che da 3 anni è sempre presente qui da noi a questa nostra celebrazione e commemorazione. Vorrei ringraziare l'avvocato Nino Como, presidente dell'Istituto di Studi Storici Sorrentini, che ha tenuto la fiaccola per tanti anni sul Tasso. Vorrei ringraziare Gino Limone, presidente della Prologo Sorrento, che oggi lo vediamo qua con noi e che partecipa pure nel consiglio direttivo dell'istituto. E poi do la parola alla dottoressa Di Maio, che è pure vicepresidente dell'istituto. Grazie. No, io devo solo dire che, sulla scia di quanto già affermato da Antonino, che il paradosso è questo, che vengono dalla Russia con amore proprio a rappresentare Tasso, la mita che è nel mio cuore da anni, come tutti quelli che mi conoscono sanno,
e la versatilità, scusatemi la ripetizione, del verso del tasso. Cioè, come il verso del tasso si presta ad arrivare in scena, anche attraverso una lingua ostile, perché loro, questi giovanissimi molto bravi che hanno recitato e cantato il tasso, pensate al mio orecchio che conosceva ogni parola di questo, di questa rappresentazione, scusatemi. Non si può dare. Non è un problema. Esistono, ecco. La bellezza della diretta. È la bellezza della diretta. E quindi, tornando un attimo, io conoscevo ogni parola, eppure essendo questo spettacolo bellissimo, era una sofferenza ascoltare, diciamo, con l'accento così duro, la lingua così, diciamo, bella e del tasso. Allora io dico, il paradosso è questo, noi lo dobbiamo rappresentare. Tutti quelli che mi conoscono sanno che mi occupo di teatro da tanti anni ed è un mio impegno, prima o poi, portare in scena e far capire anche al popolo, cioè a chiunque, dai professori, agli allievi, alla gente comune, chiunque, quanto è possibile attraverso il teatro e la parola del tasso farlo rivivere. Perché qua stiamo parlando, ho sentito dire dal professore, per l'appunto, del messaggio che lui, l'artista che è attraverso i suoi versi, ma questi versi quando li sentiamo? Ecco, questa è la domanda, e ringrazio Antonino per aver ricordato questo bellissimo evento. Tra l'altro devo dire, purtroppo, che all'epoca non ci fu un impegno amministrativo per far sì, perché il regista russo che mi aveva contattato in quel periodo, dovevamo partecipare con 10 minuti noi da Sorrento a questo progetto. Non si è potuto farlo in mancanza di fondi in quel momento. E questo è stato un gran, gran peccato, perché sarebbe stato ricordato anche il nostro apporto, l'apporto, diciamo, coreografico, canoro e teatrale, anche di quei soli 10 minuti. Mi auguro per il futuro, grazie. Tutto bene. Sei santi. Sì, posso parlare in inglese? Sì, 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 sì. It's a very, very great pleasure to be here. I've been coming to Sorrento for over 30 years and got to know our wonderful president of the Tasso Institute about 15 years ago, I think. Yeah, I was not president. No, not that time. Do you want to translate that then? Everyone understands the Everybody understands. And I think it's so important for the work that this institute is doing to keep culture alive in obviously a city that's becoming more and more taken over by people like me, the tourists. So it's very important that that culture is kept alive. And it was, again, a little bit to use our imaginations. You said earlier, just to use our imagination a little bit, to imagine Sorrento really as a meeting place of culture, a sort of a cradle or a cauldron of culture over the centuries. When you think how many great writers came from here, obviously Tasso, inspired the whole of Europe coming from Sorrento, or more than great, bigger than Europe, the whole of the world. And if we think of Sorrento being a source of creativity and also like an inspiration for so many writers, whether it was the great romantics, Shelley, Byron, Mary Shelley, who came to visit, and were inspired by this place, you know, to write. I believe that Byron, although there's very little documentation, I believe Byron came here and was inspired to write part of his very long poem, Childe Harold, inspired by Sorrento, and so many other
so many other writers, artists, poets. From the Americas, of course, we have Frances Marion Crawford, who came to live here and was immensely inspired by Sorrento, as was Mary Shelley, who wrote a short story based in Sorrento. Very few people know about that story because it was actually only found after her death amongst her papers. So unlike Frankenstein, it's not really very well known. But, you know, she was inspired by Sorrento. So many people over the centuries. So if you imagine them all meeting in a room like this, you know, it would be fantastic just to imagine all those creative people who grew to love Sorrento, even if it wasn't their home, as I have done. Thank you. Voglio chiedere a tutti i partecipanti di fare come facciamo tutti gli anni una specie di processione e ci rechiamo sotto la statua di Torquato Tasso a Piazza Tasso a rendergli omaggio. Credo che quest'anno il Comune si sia dimenticato di farci avere, nonostante le mie richieste innumerevoli, nonostante le promesse di certo di farci trovare, a meno che non sia già sotto la... Glielo ho fatto notare diverso.